Dunque, tre punti per ripartire nel segno della linea verde. A Grosseto il Delfino dei Giovani ha conquistato la sesta vittoria stagionale, terza in trasferta. Tra giovani di proprietà e provenienti dal vivaio, in campo a Grosseto un 2003 Veroli, 2002 Sorrentino e Chiarella, un 2001 Diambo, 2000 Pompetti e Bocic, un 99 Rasi. Se poi consideriamo Zappella, classe 98, Clemenza e Ijanes, entrambi 97, in terra toscana Auteri è schierato, una squadra verdissima. Tra i migliori proprio l'argentino Julian Ijanes, finalmente in campo dopo 5 panchine di fila per scelta tecnica. Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ci siamo chiusi bene e niente, aspettiamo di ripartire da qui, mo non ci dobbiamo fermare più. Mancanza di intese e di automatismi. Mi veniva in mente Pescara Reggiana, il primo gol della Reggiana, tra l'altro irregolare. Ijanes è il giocatore, il difensore più aggressivo e più veloce che ha il Pescara in questa stagione. Lui lascia la sua zona, va a accorciare subito sul Rosafio, che però è stato bravo chiaramente. Purtroppo l'ha fatto solo lui. Esatto. Sono stato pure munito lì, l'ho fatto pure l'entrata. Sì, infatti. La mia caratteristica, diciamo, è quella di cercare il rapporto uno contro uno. È una cosa che mi piace, è la verità. E poi al mister, sì, sicuramente le piace che corciamo, che non lasciamo questi elastici degli attaccanti liberi, non farli girare, e poi dipende un po' la situazione di gioco, a volte lo puoi fare, a volte sei in inferiorità numerica non lo puoi fare. Non penso che sia proprio un discorso della linea difensiva, solo della difesa. Vice campione d'Italia con la formazione Viola, Primavera Viola nel 2017, ha giocato con Castrovilli, con Sottil, avete perso la finalissima con l'Inter di Vecchi. Che ricordi hai di Guidi e dei trascorsi appunto nella primavera della Fiorentina? Belli ricordi, perché è stato il mio primo mister in Italia, quindi è stato un po' quello che mi ha fatto adattare al calcio italiano, quindi con lui abbiamo un bel rapporto, un bravo allenatore, una grandissima persona. Il tuo unico gol tra i professionisti, se non vado errato, con la maglia dell'Avellino, era l'esordio di Capuano sulla panchina irpina, Avellino-Bari, il Bari di Vincenzo Vivarini, sulla punizione di Paolo Antonio, che conosciamo bene perché ha giocato nel Teramo diversi anni. Hai aperto il piatto, voluto questo gol? Cercato? Di la verità. Dai, diciamo di sì, dai. Diciamo di sì. A gennaio rimani a Pescara, sì, non ci sono novità. No. Almeno dalla mia parte sì, io voglio rimanere qua. Ah, benissimo, e questo è sufficiente.